Una parola che profuma di quotidiano, pane, in una preghiera che sembra quella di un mendicante. Francesco si ferma a riflettere sulla seconda parte del Padre Nostro, in cui presentiamo a Dio le nostre necessità. Dacci oggi il nostro pane quotidiano è un'invocazione semplice che parte dal cuore e dalla carne di persone che vivono nel bisogno. Quante madri e quanti padri ancora oggi vanno a dormire col tormento di non avere l'indomani pane a sufficienza per i propri figli? Pane che significa anche acqua, medicine, casa, lavoro, ossia il necessario per vivere. Il pane che il cristiano chiede nella preghiera non è il mio, sottolinea il Papa, ma è il nostro pane. Il pensiero di Francesco va anzitutto ai bambini affamati che vivono nei paesi in guerra. I bambini affamati dello Yemen, i bambini affamati nella Siria, i bambini affamati in tanti paesi dove non c'è il pane, nel Sud Sudan. Pensiamo a questi bambini e pensando a loro diciamo insieme, a voce alta, la preghiera: Padre, dacci oggi il pane quotidiano. Tutti insieme. Padre, dacci oggi il pane quotidiano. Un'altra volta. Padre, dacci oggi.